succede quando si muore? Padre, la gente piange per un po'. E poi? Primo figlio, poi? Padre, vende i tuoi vestiti. Non me lo sento. Che bisogno più grande del tuo. Non me lo sento. Sei bloccata. Ma cosa non capisci? Dici che non te la senti. Non me la sento. Il mio bisogno è più grande del tuo. Non me la sento. Potrei... No. Ha avuto un infarto. Eh sì, adesso è proprio un ciccione che ha avuto un infarto. Ah, ecco, lo vedo, lo vedo. Per forza, così ciccione. Ciccione così. Non poteva che avere un infarto. Sì. Va. Poi, che cos'è un infarto? Mamma, che cos'è un infarto? Papà? Sei andata a letto con Wolfgang? No. Sei andata a letto con Wolfgang? No. E allora sei andata a letto con Friedrich? No. Sei andata a letto con Geralt? No. Sei andata a letto con Christopher? No. Questo vuol dire che sei andata a letto con Fulcrum? No. Sei andata a letto con Stefan? No. Allora questo vuol dire che sei andata a letto con Oscar? Con Oscar? No. Allora. Perché sei andata a Berlino? Bello. Benvenuta benissimo. Piotr, Eugenia e Svetlana muoiono. Ivan sopravvive fuggendo dall'orfanotrofio e rifugiandosi in Europa. Un giorno scriverà le sue memorie. Quindi adesso devo fare le... Faccio le lotte. Sì, improvvisa, tu sai improvvisare, abilitati all'improvvisazione, non si sa mai l'anno prossimo. Purtroppo, ahimè, sono finiti i canapè. Papà, le tue sensazioni andate in fumo. Così si guarda in faccia la realtà, quello che non va. Vedi, qui non ci sono smancerie, nelle tue e nelle mie. Ogni notte prima di dormire ho la certezza che il mondo è solo questo qua. Ma dove sei allora adesso tu? Peccato, ahimè, che siano finiti i canapè. No, devo fare... No, hai già espresso... Sì, hai già espresso questi pensieri. Poi guarda, noto che c'è stato un grande cambiamento. Ah sì, è vero, l'ho visto anch'io. Sono andati via tutti. Non c'è più nessuno. Sì, finalmente. Sì, finalmente. Facciamo l'amore. Cosa fanno i nostri figli? Giocano col cadaverino del nonno. E allora?